Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube. Se ci di tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un video tutorial su alcuni aspetti interessanti di Shark Factory. Come sappiamo, Shark Factory è un editor per video di PS4 e ci dà la possibilità di editare i nostri video. Fino a qualche tempo fa Shark Factory mancava di alcune particolarità, di alcune funzioni insomma, e quindi magari alcuni non lo usavano. Però Shark Factory alla fine è un diciamo editor abbastanza comodo per chi ha una buona connessione, un 100 mega, un 50 mega che sia, e si possono caricare molto velocemente i video in rete. E a proposito di questo vi volevo elencare alcune nuove opzioni che sono state diciamo rilasciate in Shark Factory, quale l'importazione di file, ragazzi. Ebbene sì, Shark Factory è arrivato a darci la possibilità di importare i file video, di importare la musica come già c'era in precedenza e di importare immagini. Allora, se noi andiamo in importa video, ragazzi, e quando andremo in importa video, come state vedendo, dovremo avere i nostri file da importare caricati su una penna USB, e in questa penna USB dovrà esserci una cartella Shark Factory e con un'altra sottocartella Videos. E la stessa cosa dovrà essere fatto per sia per i video, cioè sia che per le immagini che per la musica. A questo punto, ragazzi, io inserisco una pennetta USB e vi faccio vedere che cosa può importare Shark Factory. A questo punto, ragazzi, vi dirà, come nel mio caso, che io ho un file che non è supportato. Comunque, per maggiori informazioni, avete il manuale dell'utente per sapere quali file possono essere importati e quali no. Allora, io qui, ragazzi, ho la mia intro che posso importarla tranquillamente, essendo stata creata magari, che ne so, su PC o con un altro programma, la posso importare tranquillamente, la vado a selezionare e con il quadrato la importo in Shark Factory. Stessa cosa, ragazzi, possiamo farla per importare le nostre immagini. Magari vogliamo importare delle scritte che noi abbiamo fatto e che usiamo spesso, con Shark Factory possiamo farlo, oppure delle immagini GIF, insomma, non GIF, scusate ragazzi, PNG, delle immagini PNG che hanno delle trasparenze. Noi possiamo importare tutto quello che vogliamo, come in questo caso io andrò per esempio ad importare delle miniature, delle immagini PNG, delle scritte che sono state usate su PC e che comunque magari voi potrete usare frequentemente, e andiamo a importare tutto ciò che vogliamo. Possiamo importare di tutto, ovviamente, a patto che i file importati rispecchino il canone che richiede Shark Factory, ovviamente. Quindi andiamo a vedere. Io adesso sto importando diciamo un po' tutto. Un attimino, ragazzi. E una volta selezionato il tutto, non avevo selezionato il tutto, schiacciate il tasto quadrato e questi file verranno importati nella galleria multimediale di Shark Factory. Una volta fatto ciò, possiamo passare alla creazione del video. Ovviamente io adesso non ho musica, però ce l'ho già importata, e ovviamente possiamo creare anche delle GIF animate con Shark Factory. Possiamo crearle dalla nostra galleria e creare una GIF animata. Per chi non sa che cos'è, andate un attimino su internet e vedete. A questo punto, ragazzi, passiamo al progetto. Come sapete tutti, Shark Factory prima non dava la possibilità di usare delle cose che noi volevamo, e invece ora abbiamo questa possibilità.
Vediamo, per esempio, io voglio mettere la mia intro per prima e poi voglio mettere, che so, un video qualunque. Mettiamo questo video e questa intro. Andiamo a creare il progetto e avremo la nostra intro, ragazzi. Abbiamo la nostra intro che magari ci siamo fatti su PC e possiamo importare tranquillamente su Shell Factory. Andiamo a stoppare. Ovviamente tutti sapranno come si edita con Shell Factory, ci sono le varie funzionalità, schiacciate il quadrato e avete tutte queste opzioni, il pan e lo zoom in pratica, che serve. Io adesso vi faccio una carrellata veloce di a che cosa servono le varie opzioni. Ci fermiamo qui. Per esempio abbiamo il pan e lo zoom, che regoliamo la nostra immagine dove vogliamo e come vogliamo farla, insomma, a seconda di quello che vogliamo inquadrare in questo momento. Mettete, io voglio inquadrare semplicemente il mio personaggio, inquadro semplicemente il mio personaggio senza mettere il radar. Alcune persone nei loro video mettono, come si dice, delle cose del tipo subscrive al canale, oppure mettono i loro collegamenti, e adesso andiamo a vedere come fare. Noi abbiamo importato delle cose che andiamo a ritrovare qui in immagini importate, ragazzi. Come state vedendo, qui abbiamo tutto quello che abbiamo importato finora, e quindi andiamo ovviamente a scegliere quello che vogliamo scegliere e a importare tutto quello che noi vogliamo importare. Quindi andremo a mettere, che so, magari se abbiamo scaricato una ping di Facebook, cosa che a me non mi ha importato a quanto vedo, abbiamo scaricato una ping di Facebook, prendiamo e mettiamo una ping di Facebook per dire, ragazzi, vogliamo mettere questo, lo prendiamo, lo andiamo a posizionare. Aspettate che sono andato su opacità, lo andiamo a posizionare, lo mettiamo qui dove vogliamo, un attimino ragazzi, lo mettiamo dove vogliamo e lo possiamo stringere o allargare come vogliamo, in maniera tale che successivamente su YouTube andremo a mettere un collegamento e chi cliccherà qui, come c'è scritto click here, YouTube ci dà la possibilità di poter mettere un collegamento al nostro canale. Chiunque cliccherà qui su questo punto all'inizio del video verrà riportato sul nostro canale o sulla pagina principale del canale, e automaticamente avremo un qualcosa di nostro. Poi non so, vogliamo mettere un qualcos'altro, magari una nostra immagine, o magari non so, per dire, andiamo a vedere che cosa possiamo mettere. Magari se abbiamo fatto un glitch dei soldi, vogliamo mettere Michael che è qui con la mazzetta del dollaro in mano, prendiamo e mettiamo Michael con la mazzetta del dollaro in mano, ingrandiamo il nostro video e abbiamo Michael in immagine ping e lo mettiamo come vogliamo, ragazzi. Magari abbiamo dei collegamenti a, non so, vogliamo far sapere ai nostri amici che abbiamo Facebook o che abbiamo qualcos'altro, e allora prendiamo e mettiamo, per esempio, Twitch, mettiamo il nostro logo, giusto per far capire che siamo anche su Twitch, e andiamo a metterlo qui. Andiamo a metterlo qui, lo lasceremo qui, e automaticamente chi guarderà il video saprà che abbiamo anche Twitch. Quindi a questo punto, ragazzi, io direi che Shell Factory è migliorato parecchio rispetto a quello che era prima. Vogliamo farci lasciare un like, ragazzi? E nessun problema, magari ci interessa mettere l'iconina del like, prendiamo e mettiamo l'iconina del like senza nessun problema. È abbastanza semplice da usare, ragazzi, non serve una grande maestria, e quando comunque andremo a vedere il nostro video avremo tutte quante le nostre, diciamo, cose, tutte le nostre cose, avremo il like, avremo Michael che sta qui, che sta con la mazzetta di soldi e tutto il resto. Per far, per esempio, non so, terminare in fretta queste cose qui,
perché giustamente magari non vogliamo che rimangano per tutto il video, basterà spezzare la clip e questo che noi abbiamo appena visto rimarrà per una breve e poi andrà avanti. Stiamo facendo un glitch dei soldi, vogliamo mettere delle scritte particolari, nessun problema ragazzi, basterà fare sempre la solita procedura, aggiungi overlay, sappiamo che questo qui è un glitch dei soldi, andiamo a trasformare l'overlay, andiamo magari ad ingrandire e avremo la nostra scritta. Queste ragazzi sono scritte che comunque ho fatto io con il PC per fare delle miniature e le ho riportate su Shell Factory in maniera tale che potessi fare questa sorta di video tutorial. Suppongo che alcuni di voi sapranno già tutta questa cosa, come vedete qui compare la scrittina Money Glitch e andiamo avanti con questa cosa, insomma. Dopodiché non so, volete fare qualcos'altro, siete liberi di poter fare tutto quello che volete, di mettere magari a metà video scritte, essendo un money glitch per esempio, vogliamo mettere un'immagine di soldi che cadono, mettiamo un'immagine di soldi che cadono ragazzi, prendiamo e facciamo qualcosa del genere, andiamo ad allargare l'immagine e abbiamo questo risultato. Quindi ci troveremo ad avere una cosa del genere e poi questi dollari diciamo che rimangono in trasparenza fino a quando volete voi, avrete il video, avrete tutto quello che volete e avrete la trasparenza. Ragazzi, per avere la trasparenza mi raccomando ricordate sempre di fare comunque di avere delle immagini png.png ragazzi, e avrete la trasparenza di quello che volete. Scusate ragazzi, ma un attimo mi sono impiccato. E Shell Factory ci dà anche la possibilità di poter aggiungere una seconda traccia, non so se alcuni di voi lo sapevano, però c'è anche la possibilità di poter aggiungere una seconda traccia a parte quella audio, possiamo aggiungere una seconda traccia video, quindi andiamo ad aggiungere una seconda traccia video e andiamo a mettere, cazzo ne so ragazzi, mettiamo la nostra intro, la mettiamo qui e ci rimarrà nell'angolino in alto a destra o a sinistra in base come la vogliamo. Andiamo in impostazioni, qui possiamo mettere l'ombra che sarebbe quella, adesso vi faccio vedere che è meglio, andiamo a mettere l'ombra e andiamo a mettere, non so, un colore, mettiamo un arancione tanto per farvi capire e andiamo a cambiare il layout ragazzi, il layout come cazzo vi farà voi, serve per spostare nei vari punti dello schermo lo schermino come state vedendo, potete anche metterlo così e avrete un risultato comunque diciamo in alto avete una schermata e poi ne avrete un'altra, potete anche cambiare il fondale del layout mentre che ci sono le due immagini oppure potete fare questo tipo di layout che adesso vi vado a far vedere, avete questo tipo di layout o di layout come cazzo volete voi e qui ragazzi avremo lo schermo che si sposterà leggermente, la prima parte dello schermo e in alto che parte comunque, adesso partirà l'altro video, comunque partirà la intro che noi abbiamo voluto mettere. Questi sono passaggi abbastanza semplici, però ragazzi ricordate che se fate un discorso di aggiungere una traccia 2 come ho appena fatto io, dopo non avrete più la possibilità di poter aggiungere una traccia audio se mettete un'immagine come avete appena visto, non avrete più la possibilità di mettere tracce audio. Adesso vi faccio vedere, mi dà solamente modifica traccia 2, quindi vado ad aggiungi traccia 2 e come state vedendo non mi dà più la possibilità. Se io invece vado in un altro punto dove lo schermo, diciamo, dove la traccia 2 non è presente, in questo caso mi darà la possibilità di mettere audio o video. Per ovviare a questa cosa
Che cosa dovete fare, ragazzi? Potete tranquillamente editare il video se avete bisogno di farlo in due schermate e dopo registrare nuovamente il comment sul video. È abbastanza semplice, secondo me sono cose abbastanza utili per quanto riguarda Sharp Factory. In culo a tutti quelli che dicono che Sharp Factory è da ragazzini, anche perché questo qui Sharp Factory è una cosa abbastanza pratica, è utile da usare, perché magari alcuni non hanno il PC o alcuni non hanno voglia di andare sul PC e fare l'editing, ma preferiscono farlo su PS4, possono tranquillamente fare quello che vogliono su PS4. Poi, una volta fatto tutto, andate a mettere il una musica. Qui ci abbiamo Merry Christmas, insomma, andate a mettere per esempio una musica e vi troverete il vostro video. Non vi faccio ascoltare più di 30 secondi della canzone, perché altrimenti mi scatta il copyright con questa canzone. Comunque sia, avreste il vostro effetto, ragazzi. Allora, per quanto riguarda le altre funzionalità, ragazzi, spezza musica, taglia musica, cancella musica, c'è il fade out e fade in, che sarebbe per alzare ed abbassare il tono della musica in sfumata quando finisce il video. Poi ci sono altre funzionalità di Sharp Factory. Allora, se premete X vi compare un tipo di menu, se premete quadrato vi comparirà un altro tipo di menu. Però comunque sia, tutti quanti i menu sono abbastanza intuitivi, sono abbastanza rapidi da capire. Le cose più importanti sono quelle che vi ho fatto vedere. Qui c'è la funzione cambia tempo, che voi potete cambiare il tempo per 2, per 4, per 8, metterlo fluido, metterlo a scatti. Avete la possibilità di spezzare la clip, di tagliare la clip, di spostare la clip, cancellare la clip e poi anche di clonarla, perché potete copiarla, magari se volete la stessa clip in più punti la potete clonare, potete abbassare il volume della clip e tutto il resto. Potete, come ho già detto, modificare l'overlight e tutto quello che si può modificare. Potete addirittura aggiungere filtri, come ce ne sono parecchi, insomma, dei filtri, delle transizioni. Questi, ragazzi, erano dei filtri, adesso andremo ad aggiungere un filtro, giusto per farvi vedere. Andremo ad aggiungere questo filtro, che ovviamente anche questo dovete spezzare quando volete che finisca questo filtro, è chiaro, perché altrimenti vi comparirà per tutto il video. Quindi io ho spezzato la clip e il filtro è andato via, ragazzi. Allora, altra cosa che volevo farvi vedere, diciamo che in linea di massima funziona come un comune editor, quindi è abbastanza intuitivo, come vi ho detto. Aggiungi layout, aggiungi overlight, aggiungi transizione, ragazzi, non ce la fa mettere, quindi andiamo qui, vediamo se ci fa aggiungere la transizione. E qui possiamo aggiungere le nostre transizioni, che basterà schiacciare R2 per poter vedere. Queste sono le più comuni che alcuni usano. Poi ci sono le dissolvenze, le varie dissolvenze, che passeranno da così, per dire, a così, e vi toglierà la scritta, vi toglierà tutto. Insomma, ragazzi, è abbastanza semplice da usare. Ho voluto portarvi questo video perché a mio avviso Sharp Factory è un prodotto abbastanza buono, che comunque sta in fase di sviluppo, e penso che meriti veramente, anche perché ci permette di editare i video in HD, ragazzi, in una buona qualità, anzi buonissima qualità, dal momento che andiamo a caricarli su YouTube rimangono di una buona qualità, e per questo io lo ritengo un editor abbastanza buono da non invidiare nulla a nessuno, insomma, a mio avviso. Detto questo, ragazzi, spero che questo piccolo video informativo vi sia piaciuto, spero che vi sia utile a quelli che editano con Sharp Factory, e vi lascio un saluto a tutti quanti e al prossimo video. Ciao a tutti.
I was born in jail.